Ciao a tutti, bentornati sulla pagina Facebook e sul canale YouTube. Non dobbiamo mollare, dobbiamo continuare a combattere per la pace e per una corretta informazione. Tra l'altro, le due cose sono estremamente legate. Senza paura, senza timori, di attacchi mediatici, di rappresaglie mediatiche, senza indietreggiare. L'avete visto l'altro giorno, 5 contro 1 in TV hanno provato a farmi indietreggiare senza riuscirci. Io sono convinto di quello che dico. Anche perché le tragedie proseguono, proseguono le stragi, ancora colpito un'altra volta il campo profughi di Jabalia a Gaza, proseguono le stragi di civili compiute dallo Stato di Israele che sta compiendo degli atti di terrorismo di Stato e allo stesso tempo arrivano delle informazioni, delle notizie che confermano tra l'altro la bontà delle nostre lotte, la giustezza delle cose che abbiamo detto. Abbiamo lottato per 2 anni rispetto, mi riferisco al conflitto in Ucraina, dicendo delle cose che oggi si confermano giuste. E sto parlando dello scherzo telefonico, che è veramente un pezzo di verità politica enorme, del quale appunto vi voglio parlare adesso, che ci permette di capire molte cose anche della politica italiana. Uno scherzo telefonico fatto al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Giorgia Meloni, da parte di due comici russi. Tra l'altro, pensate il sistema Italia come si fa a bucare, no? Da due comici. Incredibile quel che è avvenuto. Poi in Italia nessuno si dimette. E oggi, tra l'altro, la linea difensiva di Palazzo Chigi è: ma non sono soltanto due comici, ci stanno dietro i servizi segreti russi. Peggio ancora, cioè questa cosa aggrava la posizione della Meloni e del governo italiano e dell'entourage, appunto, della Meloni e dei funzionari Palazzo Chigi, aggrava ancora di più la posizione. Dunque io suggerisco al governo di non utilizzare questa linea difensiva perché si mostrano ancora più ridicoli di quello che sono. Ad ogni modo, due comici russi fanno uno scherzo telefonico. Uno ha una lunga conversazione con la Meloni, credo il 18 settembre scorso è avvenuta questa conversazione, spacciandosi per il presidente della Commissione dell'Unione Africana, che in questo momento è Moussa Faki, un politico ex premier del Chad, e parlano di varie tematiche, di immigrazione, di Africa, di Francia, di interessi francesi, di Libia e ovviamente di guerra in Ucraina. E la Meloni privatamente dice delle cose che noi sosteniamo pubblicamente, avendo il coraggio di sostenerle pubblicamente da mesi, da anni, anzi. La Meloni evidentemente le pensa, ma non ha il coraggio di esprimersi pubblicamente, proprio perché, come ho sempre detto, deve ossequiare la NATO e la Commissione europea e i poteri che contano. I sovranisti si comportano così, pensano delle cose come probabilmente da ministro della Repubblica era contraria all'intervento militare in Libia che ha colpito i nostri interessi, favorendo gli interessi americani ma soprattutto francesi, ma si è piegata e ha avallato da ministro della Repubblica l'intervento militare in Libia. Oggi si permette di parlare di Libia, potremmo parlare ore di Libia con il comico russo che si spaccia per presidente della Commissione dell'Unione Africana. Pensate i sovranisti e la pavidità. Perché vi parlo di pavidità, sempre di codardia? Perché ci sono stato in quel palazzo e tante volte sentivo politici di destra e di sinistra dirmi: ah, noi pensiamo questo, però non vogliamo andare contro il partito, o magari di esponenti del governo, non vogliamo andare contro questi poteri che contano. Voi le potete dire queste cose, noi non possiamo, e non soltanto quelli che stavano in maggioranza, anche alcuni che stavano all'opposizione per non inimicarsi i vertici del partito, capito? Cioè, quando io entrai in Parlamento nel 2013, ero più giovane, più ingenuo, e pensavo che l'onestà fosse la qualità principale di un politico. Oggi io penso che sia ancora è necessaria, per l'amor di Dio, però oggi, soprattutto oggi, credo che la qualità principale di un politico debba essere il coraggio. Il coraggio di dire pubblicamente quel che si pensa, di combattere pubblicamente per determinate idee, perché il mondo sta in rovina totale. La Meloni in quest'audio ha dimostrato di essere un politico pavido, pavido, che non dice pubblicamente quel che pensa per non andare contro la NATO o la Commissione europea. Partiamo appunto da all'inizio parlano di immigrazione, lì la Meloni conferma una serie di problematiche, cosa che ovviamente ha dovuto anche confermare pubblicamente, dato che i numeri degli sbarchi sono impietosi, soprattutto per chi ha promesso lo stop all'immigrazione clandestina. Poi parlano di Niger, qui per me la Meloni dice una cosa corretta, e ne do atto. Chiede appunto al finto presidente della Commissione Unione Africana: posso chiederti qualcosa fra me e te? Tu pensi che ciò che sta accadendo, per esempio, in Niger sia qualcosa che va contro la Francia? Lui dice: ovviamente sì, si riferiscono al colpo di Stato che c'è stato in Niger, colpo di Stato antifrancese sostenuto dalla popolazione nigerina.
Vedo che la Francia sta spingendo per una sorta di intervento, dice la Meloni, militare, per salvaguardare gli interessi. Il Niger produce molto uranio che utilizza la Francia nella sua industria, diciamo, di produzione di energia nucleare. Vedo che la Francia appunto sta spingendo per una sorta di intervento, ma io sto cercando di capire come possiamo fare per sostenere uno sforzo diplomatico. E ha ragione, fa bene, tant'è che non c'è stato ancora l'intervento, mi auguro non ci sarà militare in Niger. E il comico russo dice perché i francesi non capiscono quelle che sarebbero le ulteriori conseguenze. Secondo me qui la Meloni dice una cosa giusta. E poi che cosa dice la Meloni parlando degli interessi francesi? Ma loro, riferendosi ai francesi, hanno altre priorità, che non sono l'immigrazione in nazioni come il Niger, come sai, il loro punto di vista non è necessariamente il mio, ovviamente. Loro hanno l'uranio, il franco africano. Vi parlo di questa cosa perché io anni fa denunciai in televisione pubblicamente da Fazio, davanti penso a 3-4 milioni di telespettatori, le politiche che io ritengo neocolonialiste francesi in Francia, strappando il franco CFA, che è il franco delle colonie, ex franco delle colonie, si chiama il franco della comunità africana. Comunque è una moneta utilizzata da tanti paesi che un tempo erano colonie francesi, una moneta sulla quale Parigi ha ancora un'influenza importante e difende l'utilizzo di questa moneta all'interno appunto dei paesi che un tempo erano sue colonie. All'epoca anche la Meloni, tra l'altro, portava avanti quella battaglia, anche lei in TV parlò del franco CFA. Oggi non lo fa più pubblicamente, no? E ricordo come io venni massacrato dalla stampa di destra e di sinistra perché avevo osato toccare quel problema pubblicamente, tra l'altro in una delle trasmissioni più seguite in Italia. Oggi la Meloni, da Presidente del Consiglio dei Ministri, durante appunto uno scherzo telefonico, parla dei francesi che hanno altri interessi, l'uranio in Niger e anche la salvaguardia del franco CFA. Lo dice lei. Andiamo avanti. Perché si arriva appunto alla tematica dell'Ucraina. Il comico russo le chiede un commento sull'Ucraina e chiedendole: il problema è che ci aspettavamo che la guerra potesse finire grazie ad una buona controffensiva, ma ora vedo che non è così di successo come mi aspettavo. Quindi molti nostri e miei amici del continente africano stanno aspettando un negoziato tra Ucraina e Francia. La Meloni risponde parlando appunto della controffensiva dicendo: la controffensiva dell'Ucraina forse non sta funzionando come ci aspettavamo, e anche in un certo senso moderato, ovviamente perché sa di parlare comunque con il presidente, che sta parlando del suo migliore amico, con il presidente della Commissione dell'Unione Africana. Parentesi, non si accorge ascoltandolo di un accento che non è certo, parlando in inglese, un accento africano o centroafricano, perché appunto gli avranno detto che si tratta di un presidente del Chad, che parla durante lo scherzo di Macron o di Charles Michel, cioè non è che c'ha la pronuncia francese. In Chad le due lingue ufficiali sono il francese e l'arabo, e il presidente della commissione appunto dell'Unione Africana parla francese, la sua prima lingua, quando parla e non legge diciamo un discorso scritto, ogni tanto li legge in inglese, parla francese. La Meloni non se ne accorge e nessuno gli ha detto niente, incredibile. Comunque, tornando al cuore della questione, la Meloni parla della controffensiva ucraina. Io sono mesi che dico che la controffensiva ucraina è stata un fallimento, anche prima del 18 settembre, la data di questa conversazione, e vedete come siamo trattati, come vengo trattato, come veniamo trattati tutti noi. Che mesi, anzi anni fa, chiedevamo un negoziato dicendo: guardate che non la sconfiggete militarmente la Russia, evitiamo vittime civili, evitiamo la distruzione di un paese. Forse non si vuole evitare perché la ricostruzione è un business, tant'è che il governo Meloni ha organizzato una conferenza a Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina, invitando politici e imprenditori, durante tra l'altro la distruzione dell'Ucraina che continua, cioè ancora non è finita la guerra, però il governo Meloni ha organizzato una conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. Parole della Meloni: la controffensiva dell'Ucraina forse non sta funzionando come ci aspettavamo, sta andando avanti ma non ha cambiato la sorte del conflitto. Dunque tutti capiamo che potrebbe durare molti anni e se non proviamo a trovare qualche soluzione, il problema ovviamente quello dice è che è difficile trovare la soluzione accettabile per entrambi. Tu sai cosa penso della Libia, qui parla della Libia, già vi ho accennato, lei è responsabile della guerra in Libia perché non faceva le fotocopie in Parlamento quando l'Italia ha avallato l'intervento in Libia, era ministro della Repubblica la Meloni, non era ministro degli esteri, non aveva
il ministero più importante, ma era ministro della Repubblica, perché non si è dimessa? Perché non ha avuto il coraggio di dire: io non ci sto, non in nome mio, questa guerra ignobile che va contro gli interessi italiani e favorisce la Total a discapito di Eni, io non ci sto, mi dimetto. Perché non si è dimessa la sovranista e la coraggiosa Meloni? Tornando appunto all'Ucraina, dice: vedo che c'è molta stanchezza, devo dire la verità, da tutti i lati. Non so se si riferisce la Meloni a tutti i lati, cioè Russia, Ucraina, oppure Unione Commissione Europea o NATO, o comunque tutti i lati. La NATO non è affatto stanca, tant'è che giorni fa Biden ha proposto al Congresso di finanziare nuovamente con 70 miliardi di armamenti l'Ucraina, perché esattamente quello che ha detto il Papa, tra l'altro, ieri. I conflitti duraturi favoriscono l'industria delle armi, come il conflitto in Afghanistan. Come Assange disse nel 2011, lo cito sempre, l'obiettivo in Afghanistan non è una guerra di successo, ma una guerra duratura, perché soltanto una guerra duratura ci permette di trasferire le tasse, i denari provenienti dalle tasse degli americani e degli europei direttamente nelle tasche delle multinazionali della sicurezza internazionale, il complesso militare industriale, l'industria delle armi che si arricchisce grazie alle guerre. Ad ogni modo, la Meloni dice: c'è stanchezza da parte russa e da parte ucraina. I russi hanno disintegrato la controffensiva ucraina e c'è chi sostiene che stiano già portando avanti una controffensiva e detengono un territorio, un tempo ucraino importante, credo grande più o meno quanto il Portogallo. E la controffensiva ucraina è stato un fallimento totale e c'è chi lo sosteneva prima che avvenisse, anche perché doveva essere la controffensiva primaverile e è partita in estate, quindi nonostante poi invii di armamenti, carri armati Leopard, armi sofisticatissime da parte dell'Occidente, anche dei ferri vecchi, per l'amor di Dio, ma anche tante tante armi. Siamo vicini, dice la Meloni, al momento in cui tutti capiranno che abbiamo bisogno di una via d'uscita. Cioè, siamo arrivati al momento in cui tutti dovranno capire che c'è bisogno di un negoziato, che è quello che dice Orban, che è premier di un paese che fa parte dell'Unione Europea. Io non ho mai difeso Orban, ma lo dico da mesi, è molto più sovranista lui, no? Su queste tematiche. Parliamo di politica estera, della Meloni. La Meloni lo elogia quando parla di Dio, patria e famiglia, ma dimentica Orban quando Orban dice esattamente, pubblicamente, quel che la Meloni dice privatamente, perché non ha il coraggio, il fegato di dire queste cose pubblicamente, e le dice soltanto privatamente durante uno scherzo. Vedo molta stanchezza, tutti capiranno che abbiamo bisogno di una via d'uscita, dunque di un negoziato. Che cos'è un negoziato? Quando dai qualcosa e in cambio ottieni, cedi su qualcosa e non cedi su altro. Negoziato, un accordo. Che cosa io dicevo 2 anni fa, quasi? L'Europa deve dire questa per far finire la guerra subito: disponibile al riconoscimento della Crimea russa in cambio di una zona smilitarizzata, dell'entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea, ma non nella NATO, e in uno statuto speciale per il Donbass, dove i cittadini, la maggior parte dei cittadini che abitano oggi, quasi tutti, ovviamente perché tanti se ne sono andati, e tanti ucraini che abitano in Donbass, avevano o hanno ancora forse i documenti ucraini, ma non si sentono ucraini, si sentono russi. Dunque hanno il diritto ad uno statuto speciale che consenta loro di parlare russo, di studiare russo nelle scuole, di avere appunto un'autonomia che non era garantita e che soprattutto è stata bloccata questa autonomia da Zelensky, secondo me, dietro con la mano di chi ha soffiato sul fuoco del conflitto. Ovviamente i paesi NATO, in particolare gli Stati Uniti d'America e la Gran Bretagna, contro l'interesse europeo. Dunque, chiunque, ripeto, mesi fa, anni fa, sosteneva diciamo, che fosse giusto il negoziato, ricordate come è stato trattato. Vuoi la resa degli ucraini? No, voglio il negoziato. Voglio che l'Europa faccia una proposta a entrambe le parti, mettendo da parte gli Stati Uniti d'America, sostenendo appunto la realtà. Questi sono affari nostri, perché la guerra in Europa, i confini dell'Europa, dell'Unione Europea, il futuro stesso, la sicurezza, è roba nostra, lo disse Prodi giorni dopo, o forse qualche giorno prima, o forse qualche giorno dopo l'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Lo disse Prodi, ex presidente della Commissione Europea, dicendo: una cosa è la NATO, un'altra cosa è l'Unione Europea. Mentre invece oggi, guardate anche il conflitto in Medio Oriente, anzi la strage dei palestinesi oggi, c'è questa unificazione tra atlantismo e europeismo. Erano cose diverse, invece oggi c'è l'euroatlantismo, ovvero soltanto la sudditanza nei confronti della NATO, ragione per la quale la Meloni non ha il coraggio di dire pubblicamente quel che pensa privatamente, che invece molti di noi hanno avuto il coraggio di dire. E ha avuto anche il coraggio di dire un presidente di un paese che fa parte della Commissione Europea, che è appunto l'Ungheria,
che fa parte della Commissione Europea, della Comunità Europea, dell'Unione Europea, perdonatemi, non della Commissione Europea, dell'Unione Europea, e che ha avuto il coraggio di dire quello che sosteniamo da mesi, da anni, che non si può sconfiggere militarmente la Russia. E occorre un negoziato, occorre la pace, occorre un accordo, occorre mettersi d'accordo intorno a un tavolo e trovare una soluzione che riesca a garantire entrambe le parti. I legittimi timori della Russia che ci sono dovuti a un allargamento osceno della NATO, le legittime aspirazioni dell'Ucraina, le legittime rivendicazioni, per l'amor di Dio, territoriali dell'Ucraina. Questo significa fare un negoziato, ma coloro che lo sostenevano venivano appunto considerati filoputiniani e collaborazionisti del Cremlino. Qual è la difesa di Palazzo Chigi? Meloni non cade nella trappola russa e conferma sostegno a Kiev. Ovvio, che fa? Dice al presidente della Commissione dell'Unione Africana: no, non sosteniamo più Kiev dopo avergli dato denari, aver imposto delle sanzioni che sono andate contro i nostri interessi. Tant'è che la Russia cresce di più, il prodotto interno lordo russo cresce di più del prodotto interno lordo italiano, tedesco e francese. Che fa? Avrebbe dovuto dire questo? No, però ha parlato chiaro: la controffensiva non funziona e occorre un negoziato. Questo ha detto. La controffensiva non funziona e occorre un negoziato. Le parole che io dico sempre questo, ma la Meloni non ha il coraggio di dirle pubblicamente. È una realtà. Perché da domani non lo dice pubblicamente? No, no, dice attendo il momento opportuno di tirare fuori il piano. E qual è il momento opportuno? Quando ci saranno ancora più morti, quando la Russia passerà alla controffensiva e magari aumenterà addirittura le conquiste territoriali. Quello sarà il momento adatto? Il momento adatto c'era già, quando mesi fa c'è stato uno stallo, prima dell'inizio della controffensiva ucraina fallimentare. Quello era il momento adatto e non ha avuto il coraggio di tirare fuori un piano. E ci sono stati morti su morti, soprattutto ucraini, perché quando non vi dicono più il numero di morti dei soldati ucraini, perché il numero è tremendo. Tant'è che ci sono problemi per trovare soldati in Ucraina, stanno finendo gli uomini, non finiscono le armi. Biden chiede altri denari al congresso, facendo felici le principali fabbriche di armi al mondo, e le prime 5 al mondo sono tutte 5 nordamericane. No, finiscono gli uomini in Ucraina. Tanto ci sono dei mercenari anche lì, da parte russa e anche da parte ucraina, per l'amor di Dio. Ma in Ucraina combattono soprattutto gli ucraini e stanno finendo perché ne sono morti a migliaia, soprattutto durante la controffensiva. Chiunque può vedere delle immagini, può trovare delle controinformazioni all'interno appunto di siti stranieri, seguendo alcuni giornalisti autorevoli che hanno il coraggio di dare delle notizie. La Meloni però non ha ancora il coraggio di tirare fuori quel piano. Ho delle idee, ma aspetto il momento opportuno di tirarle fuori. Quando è il momento opportuno, Presidente del Consiglio? Quando ci saranno nuovi morti? E ancora Fazzolari, che è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, difende la Meloni dicendo: la propaganda russa è disperata per il catastrofico andamento della guerra. Certo che i russi si aspettavano all'inizio della guerra di sfondare, non ce l'hanno fatta, anche perché non si aspettavano probabilmente in quel momento diciamo una risposta ucraina dovuta anche a tutta una serie di armamenti che erano arrivati, ad una preparazione che hanno garantito Stati Uniti e Gran Bretagna. Questo è vero. Poi a un certo punto la guerra finisce in un momento di stallo e la Russia lì non prende gli schiaffi, cosa che invece è stata detta da tutti, ci riprendiamo la Crimea, la Russia cadrà economicamente in 448, lo disse Letta, ma anche tanti altri politici europei dopo che hanno approvato, credo, 12 o 13 pacchetti di sanzioni durissime, mentre invece la Russia guarda altrove, ad altri mercati, a paesi molto popolati, l'Indonesia, il Vietnam, per non parlare ovviamente dei due paesi più popolosi al mondo, che sono la Cina e l'India, con i quali ha aumentato in maniera considerevole, l'ho detto martedì l'altro ieri da Floris, dicendo: guardate che mentre c'è questa crisi economica in Europa, la Russia ha raddoppiato in un anno il volume di scambi commerciali con l'Asia. L'ha raddoppiato perché guarda altrove, di là c'è fame di energia, i russi producono petrolio e gas. È necessario quello che hanno i russi per due paesi che hanno insieme, fanno quasi 3 miliardi di persone. Dunque, quello è il futuro e va contro i nostri interessi. E la Meloni non ha il coraggio di tirare fuori appunto oggi il piano, ma manda avanti Fazzolari che fa questa difesa puerile, patetica, la propaganda russa sta andando male, disperata per il catastrofico andamento della guerra. Bene, sta andando malissimo, è catastrofico l'andamento della guerra, quindi insistiamo, mandiamo altri carri armati a Kiev, così è finita. E così Kiev vincerà la guerra e la Russia e Mosca perderanno la guerra, l'ha detto Fazzolari. Mentre invece nella conversazione, nello scherzo, la Meloni dice:
C'è stanchezza, la controffensiva è andata male, serve un negoziato. Scusate se diciamo, parlo con questo calore, però ci stanno di mezzo i morti ucraini e i morti russi e i morti civili. Almeno 510 bambini uccisi nel corso del conflitto, l'Osservatore Romano, quotidiano del Vaticano. Almeno 510 bambini uccisi da tutte le parti. E chi chiedeva il cessate il fuoco? Come è la stessa tratolinea che abbiamo oggi rispetto alla carneficina a Gaza, lì c'è un unico esercito che sta sterminando una popolazione indifesa, un unico esercito. 510 bambini in quasi 2 anni di guerra in Ucraina, 4.000 bambini morti in 3 settimane a Gaza, in un territorio grande un terzo del comune di Roma. 4.000 bambini morti. Ma chi è che negli ultimi anni ha parlato di obiettivo vittoria dell'Ucraina? La stessa Meloni? Mario Draghi, i principali vertici europei, Ursula von der Leyen, che è diventata un'amica della Meloni quando è andata con lei a Lampedusa, 26 aprile, credo 2022. La Meloni alla conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, ne ho parlato prima. Non abbiate paura di scommettere sulla vittoria dell'Ucraina e sulla sua integrazione europea. Dunque, scommetteva sulla vittoria dell'Ucraina la Meloni, oggi invece dice è il momento di un negoziato, aspetto il momento giusto per fare le nostre proposte. Pensate che livello di pavidità. Il 13 maggio successivo, durante l'incontro con Zelensky, a Roma penso, scommettiamo sulla vittoria dell'Ucraina. Di nuovo, stessa litania. Andiamo al numero 1 della Commissione europea. 24 maggio 2022, Ursula von der Leyen. Kiev deve vincere, faremo di tutto per questo. Dichiarazione fatta a Davos. 29 agosto 2022, dichiarazione fatta al Forum strategico di Bled, in Slovenia, sempre di Ursula von der Leyen. Kiev deve vincere, non Putin. Continuiamo a mandare armi quando portano avanti il piano di 1 milione di munizioni per Kiev. Von der Leyen, Putin deve fallire e l'Ucraina deve vincere. Stessa dichiarazione, conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera, 18 febbraio scorso 2023, appunto. Durante il forum, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha chiesto agli alleati di raddoppiare gli sforzi militari per aiutare l'Ucraina a vincere la guerra contro l'invasore russo. Quindi prima raddoppiamo gli sforzi militari per sostenere questa controffensiva che doveva essere strategica e risolutiva e che è stato un fallimento. Mario Draghi, questa per me è la dichiarazione più grave, mi fa pensare che lui stia sognando, magari stia in competizione proprio con Ursula von der Leyen per il posto, al posto di Stoltenberg come segretario generale dell'Alleanza Atlantica, della NATO. Kiev deve vincere o per l'Unione Europea sarà la fine. Dunque un negoziato per l'Unione Europea per Mario Draghi, ex presidente della BCE, ex presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, sostenuto anche da partiti politici che oggi sono al governo, Lega e Forza Italia, nonché uomo legatissimo anche al potere finanziario americano, ha lavorato in Goldman Sachs, parlava di Kiev, della vittoria di Kiev, fondamentale, altrimenti per lui ci sarebbe la fine. Kiev deve vincere o per l'Unione Europea sarà la fine, aggiungendo che accettare una vittoria russa o un pareggio confuso indebolirebbe fatalmente gli stati confinanti. Manderebbe un messaggio agli autocrati che l'Unione Europea è pronta a scendere a compromessi su ciò che rappresenta, su ciò che è. Scendere a compromessi. Quello che la Meloni ha detto nella conversazione con l'attore comico russo che si è spacciato per presidente della Commissione dell'Unione Africana. Vedete qual è il problema principale della classe politica, soprattutto di questi sedicenti sovranisti e purtroppo oggi della Meloni? Non è Gianbruno, il post-fascismo, i busti di Mussolini di La Russa, che era ministro della difesa quando si sono piegati agli interessi francesi e americani e da ministro della difesa ha avallato l'intervento in Libia, del quale la Meloni vorrebbe parlare ore con l'attore russo. Ci sarebbe da parlare ore, no? Ci sarebbe da parlare un minuto e dire che hanno tradito l'interesse italiano e l'interesse generale con quella guerra ignobile del 2011 in Libia. Meloni, ministro della Repubblica, e La Russa, ministro della difesa. Ecco, ma il problema, ripeto, tornando indietro, non è il post-fascismo, Gianbruno e le scemenze che dicono determinati ministri. È la pavidità di un governo e di un presidente del Consiglio che non ha il coraggio di esprimere pubblicamente, di tirare fuori delle linee politiche, delle proposte, nonostante tutto quel che avviene, non soltanto è un dramma per le popolazioni, ma va contro
l'interesse europeo, l'interesse nazionale, perché per ossequiare Washington, il suo nuovo miglior amico Biden, per farsi dare le pacche sulle spalle appunto dai padroni americani, per non andare contro l'industria bellica, per non andare contro l'Alleanza Atlantica, per non andare contro la BCE, l'Unione Europea, mettiamoci lì in riga, no? Addirittura mettiamoci sull'attenti se quando ci dicono che non va bene tassare gli extra profitti delle banche perché si incavola il sistema finanziario internazionale e anche nazionale, legate tra l'altro alla famiglia Berlusconi, cioè questo, cioè tutti quelli che hanno votato Fratelli d'Italia e la Meloni pensando è quella coerente, quella che non si fa mettere i piedi in testa, forse non si fa mettere i piedi in testa appunto da è forte con i piccoli ma debole con i forti. Questo è il governo Meloni, questo è il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Grazie a tutti.